cari amici, eccoci qui con RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Moreno. Iniziamo subito con domenica 29 aprile. Nino Benvenuti ricoverato in codice rosso a Roma, malore per l'ex pugile. È ricoverata al Policlinico di Tor Vergata e i medici sembra possano escludere il peggio, ma si riservano sulla prognosi definitiva. È arrivato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata di Roma dopo aver accusato un forte malore che è stato subito sottoposto ad urgenze e primi accertamenti. Spavento e molta tensione nel pomeriggio del 28 aprile per Nino Benvenuti che proprio 2 giorni prima, aveva festeggiato gli 80 anni. Questo lo riferisce la Federazione Italiana Pugilato. I medici, dopo il ricovero, sembra possano escludere il peggio, ma si riservano sulla prognosi definitiva. Si sono però categoricamente espressi sul fermo per qualunque tipo di attività per l'ex pugile, che dovrà rispettare per un periodo che solo la definitiva diagnosi potrà stabilire. Presidente Lai, a nome e per conto di tutto il movimento pugilistico nazionale, è vicino al grande Nino in questo difficile momento, augurandogli una pronta guarigione. Lunedì 30 aprile, Parma cacciata dall'università perché allatta il figlio, l'Ateneo dice faremo i dovuti accertamenti. L'episodio è avvenuto il 17 di aprile quando Ola Zdirko si è fermata sotto il portico dell'Ateneo Emiliano per nutrire il bimbo. Una vigilante le ha chiesto di andarsene perché quelle scene non sono adatte alle zone universitarie. I genitori hanno scritto una lettera alla Gazzetta di Parma per denunciare appunto la vicenda. Martedì 1 maggio, pedofilia, il cardinale George Pell ha processo per abusi sessuali su minori. Dice sono innocente, l'uomo chiave del governo di Papa Francesco è accusato di molestie avvenute anche nella diocesi di Melbourne, di cui era alla guida. Mai prima d'ora un porporato, ovvero uno dei più alti esponenti della gerarchia ecclesiastica, era stato processato per aver commesso atti di pedofilia. Mercoledì 2 maggio, emergenza nutria in Lombardia, un sindaco del Cremonese dice basta spendere soldi per uccidere, mangiamole. Michel Marchi, primo cittadino di Gerre dei Caprioli, dice totalmente erbivora e alle alte temperature i batteri se ne vanno e in mezzo mondo questo animale già lo mangiano. Il nutrizionista gli risponde dicendo non c'è alcuno studio scientifico sull'utilizzo di questo tipo di carne. Ma io non capisco poi a questa gente come mai viene in mente di dire certe cose, insomma, fanno delle sparate giusto per andare a finire sui giornali, ma valli a capire. Giovedì 3 maggio, vitalizi Di Maio dice abolirli prima del ritorno alle urne e Fico dice rivede Boeri. Dice la Camera continua a lavorare. Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha mandato una mail ai suoi parlamentari per indicare l'obiettivo principale. Prepariamoci anche alla battaglia sui vitalizi, il primo risultato che possiamo portare a casa. Proprio oggi, tra l'altro, dice all'epoca il presidente della Camera ha incontrato di nuovo il presidente dell'INPS. I due si erano già visti lo scorso 18 aprile, sempre per discutere dell'assegno percepito dagli ex deputati. Sarebbe ora che mettessero mano a questa vicenda, cari amici. Venerdì 4 maggio, governo Di Maio sempre, Renzi e Berlusconi hanno sabotato tutto per rimettersi insieme. Un nuovo voto, ballottaggio tra noi e Salvini, dice. Io non ce l'ho con Mattarella, ce l'ho con questi partiti che l'hanno messo in queste condizioni. Noi abbiamo lavorato per 55 giorni per un governo politico che rispettasse il voto degli elettori il più possibile. E invece ci ritroviamo ancora una volta a parlare di governi tecnici, governi di scopo. Qui c'è un serio problema politico rappresentato da Renzi e Berlusconi, che vogliono ancora una volta uno di quei governi che abbiamo visto in questi anni. Ora aspettiamo il Presidente della Repubblica, ma se questo è l'obiettivo di Renzi e Berlusconi, allora
l'ago della bilancia e Salvini, e bisognerà vedere se li aiuterà a fare un governo del genere. Luigi Di Maio, uscendo dalla Camera dei Deputati, boccia così un coinvolgimento del Movimento 5 Stelle in un governo di tutti. L'ipotesi cioè di un governo istituzionale sostenuto da tutte le forze presenti nel nuovo Parlamento. E sarebbe una cozzaglia di elementi che sono lì in Parlamento. Non ci può essere un governo del genere. Sabato, ultimo giorno della settimana per noi, per questa rassegna stampa. Sabato 5 maggio, Milano, aggressione omofoba ai danni di un 18enne, la denuncia: io ho picchiato perché indossavo questa giacca. Andrea, un nome di fantasia, un attivista del gruppo Giovani dell'Arcigay di Milano, in piazzale Segesta, mentre stava andando alla fermata della metro insieme a due amici, è stato aggredito intorno alle 19.30 da un gruppo di sei ragazzi, probabilmente tutti minorenni. Mi hanno spintonato, poi mi hanno sputato addosso e mi hanno insultato. Il motivo dell'aggressione, dice, indossavo una giacca rosa. Me lo hanno pure detto. Che giacca è quella? Fai l'uomo. Ora ho paura di passare di nuovo in quella zona. Andrea racconta di come in passato abbia già ricevuto insulti. Quelli sono all'ordine del giorno, dice, ma entrano da un orecchio ed escono dall'altro. Per fermare questi episodi, aggiunge, ci vorrebbe una legge contro l'omofobia. Comunque, sabato 5 maggio è stato poi organizzato un presidio in piazzale Segesta dall'Arcigay e dai Giovani Democratici. Cari amici, questa che avete appena ascoltato è RST Spazio 7, una rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Moreno. Vi ricordo che RST Spazio 7 è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi auguriamo un buon proseguimento con le trasmissioni.